tutti, complimenti per la bella musica che abbiamo appena ascoltato e grazie anche a voi, perché come dicevo ieri ci siamo ritrovati tutti. Mi hanno detto, io non sto su Facebook, lo sapete, però che la pagina Facebook dei Fatti Vostri è piena di commenti belli sulla trasmissione e anche tanti commenti per l'oroscopo, quindi vuol dire che insomma in qualche modo abbiamo ripreso le fila di un discorso che avevamo interrotto, ahimè, in maniera anche drammatica nella prima parte dell'anno. Sono contento che siate tutti qui e anche di più. La contentezza c'è, ma oggi il segno zodiacale dell'Acquario becca 2 stelle. Allora, qual è il vero problema dell'Acquario in questo momento? Ve ne parlerò sempre più diffusamente, perché via via che ci avviciniamo alla fine dell'anno arriverà Saturno nel segno. Allora, Saturno in astrologia rappresenta il grande regolatore, no? È quello che ti esamina. È come quando devi fare l'esame della patente o quando devi fare l'esame di maturità. C'è anche chi si ricorda ancora questi momenti difficili della nostra vita e si risogna di notte anche a 60 anni. Bene. In quel momento noi aspettavamo un giudizio e cercavamo di essere pronti alla prova. Ecco, Saturno, che entrerà nel segno e che sarà dominante per tutto il 2021, poi vi spiegherò meglio le indicazioni segno per segno, ma soprattutto per l'Acquario, chiede proprio all'Acquario di tagliare rami secchi, di fare delle grandi scelte che nella vita a volte possono anche costare molto care. Quindi adesso non direi che l'Acquario si rende conto di quello che sta vivendo, di quello che sta facendo, perché addirittura è molto confuso. Agli inizi dell'anno pensavate in un modo, adesso pensate in un altro modo, anche per quanto riguarda la vita lavorativa. Se non cambiate voi, sarà qualcosa a cambiare per voi. E questo stato di profonda insoddisfazione, a volte anche intolleranza, si fa sentire nel rapporto con gli altri. L'unico errore che non bisogna fare in questo periodo è pensare che siano gli altri a non capire l'Acquario, perché l'Acquario è incomprensibile, siete come un rebus, siamo, visto che anch'io sono Acquario, come un rebus. Quindi in questa grande evoluzione, trasformazione, ci sarà tempo per fare delle scelte importanti. Adesso attenzione un pochino nelle relazioni d'amore, attenzione nei rapporti di lavoro, dove evidentemente certi ritmi non sono più sostenibili e bisogna fare una scelta anche lì. Alla fine si riesce ad essere vincitori, ma ci sono delle giornate come quella di oggi un pochino faticose. 2 stelle anche al segno zodiacale dei Pesci. Oggi abbiamo Sole e Luna opposti. Tra l'altro questo novilunio è stato piuttosto insistente anche ieri. È probabile che in questo momento ci sia una grande forza per portare avanti le cose che volete, ma non ci sia l'aiuto di persone attorno. A volte voi avete degli atteggiamenti un pochino vittimisti, dai, concedetemelo, ma solo perché volete attrarre l'attenzione degli altri. Se uno dice aiuto, aiuto, è perché vuole attrarre quelli che stanno attorno, vuole far capire che ha bisogno. Ecco, voi non è che vi mettete a gridare aiuto, aiuto ai parenti o a quelli che incontrate, però di base c'è questa tensione, questa necessità di essere un pochino coccolati, amati. Dicevo proprio qualche giorno fa che i nati sotto il segno dei Pesci, quando si sentono bistrattati, poi diventano dispettosi e lì sono guai. In amore bisogna recuperare le fila di un discorso interrotto. Chi ha 2 storie in ballo, chi è troppo geloso, oggi sentirà che qualcosa non va. Comunque siete sempre protetti da Giove e Saturno in buon aspetto, quindi diciamo che più che altro sono delle tensioni momentanee che supererete molto presto. 3 stelle per il segno dei Gemelli. Oggi Sole e Luna dissonanti. Io non parlo molto spesso dei pianeti, delle cose tecniche, perché insomma io penso che vi interessino un pochino di più le informazioni. Qualche piccolo problema a casa o qualche piccolo disguido sul lavoro. Per esempio è da ieri che c'è questo novilunio ed è probabile che anche se fate bene il vostro lavoro abbiate dovuto lottare contro qualche avvenimento imprevisto, qualche ritardo, qualche difficoltà tecnica. Per le idee, per le evoluzioni, per le innovazioni il 2021 sarà molto importante. Guardate che anche se a livello sociale stiamo vivendo un periodo critico, c'è sempre modo di recuperare, c'è sempre modo di fare grandi cose. Nella prima parte dell'anno, nonostante tutto quello che è accaduto, ci sono state anche delle persone che sono andate avanti anche molto bene. Quindi non vi preoccupate troppo della realtà e soprattutto non trovate
come scusa il fatto che magari attorno a noi c'è tanta tensione per non fare. Per fortuna voi gemelli di solito siete molto propositivi. In amore vi aspetta una scelta, ma ne parlerò meglio ad ottobre. Il segno della bilancia, vi do 3 stelle per questa incertezza che sempre vivete nella vostra vita. Quante volte vi è capitato di trovarvi di fronte ad un bivio, una strada che improvvisamente si biforca? Naturalmente sto pensando alla strada dell'esistenza, della nostra vita. E per voi sarebbe bene, quando ci sono 2 strade da intraprendere, sapere in anticipo dove conduce una strada, in modo da evitare errori. Questo purtroppo non è possibile. L'astrologia ci può aiutare, perché in un periodo difficile è meglio star fermi al bivio. Adesso devo dirvi, in effetti non è che sia così intenso questo oroscopo da potervi indicare una strada nuova. Siete proprio in balia dei denti, forse anche all'interno dell'azienda per cui lavorate, o se non lavorate all'interno della famiglia. Ci sono delle perplessità con i parenti, con le persone che avete attorno. E allora sapete, visto che siete dei diplomatici e delle persone molto intuitive, che se sbagliate, che se dite una parola di troppo, è subito polemica. Ed ecco che vi trovo sempre un po' freddi, rigidi, bloccati sulle vostre posizioni. Poi voi sapete che non amate la discussione, non amate la lite, e per quieto vivere a volte ingoiate rospi, cosa che fa molto male allo stomaco. Il 3 stelle oggi è anche al segno del Sagittario, per colpa di questa particolare congiunzione che avviene nel cielo, in un segno a voi dissonante. Dove si esprime questa condizione di stress? Probabilmente nell'ambito del lavoro. È probabile che in maniera del tutto immeritata voi abbiate vissuto una sorta di crisi, o siate in questo periodo messi da parte. È ingiusto, ma vi rifarete. Ci sono stati dei ritardi anche nei progetti, nei programmi, nelle cose che state facendo. Però guardate che andiamo incontro ad un 2021 molto importante. Così come quest'anno ci sono stati pianeti Giove e Saturno in Capricorno, segno, guardate, della conservazione e della chiusura. Ve lo dissi agli inizi dell'anno, senza mai pensare a quello che poi è capitato, per carità. Però la chiusura, tutti quanti siamo stati un pochino più, diciamo così, assorti sulle nostre posizioni. L'anno prossimo li avremo questi pianeti in acquario, che vuol dire sviluppo delle tecnologie, sviluppo delle emozioni, liberazione. E siccome l'acquario è un segno positivo nei confronti del Sagittario, anche voi siete pronti a liberarvi da tutti quegli schemi che vi hanno un po' tenuto sotto controllo, sotto pressione negli ultimi tempi. Andiamo avanti, posso dare 4 stelle al segno zodiacale dell'Ariete. Questo segno ha una missione da compiere nella vita, cercare di superare gli ostacoli. Se per voi la vita è una corsa ad ostacoli, è perché voi desiderate, tra tanti percorsi che potete in qualche modo affrontare, scegliere proprio quello che vi dà qualche tormento in più, perché dopo il tormento, lo sapete bene, c'è l'estasi. E quindi adesso semplicemente state mettendo alla prova la vostra capacità di azione. Purtroppo questo non è stato un anno piacevole, facile per l'Ariete, lo avevo annunciato, lo scrissi a gennaio, già avrete letto, e quindi bisogna recuperare le proprie posizioni. C'è da dire che tutti quelli che hanno sbagliato per colpa della fretta, perché a volte voi fate le cose di corsa e per pur di raggiungere uno scopo andate un pochino, come vi posso dire, senza guardare troppi dettagli, andate al dunque, rischiate di commettere errori. Se questi errori sono di tipo economico, legale, se c'è qualche contenzioso, inevitabilmente dovrete recuperare. Andiamo al segno del Toro, 4 stelle. Allora, questo è un bel cielo, insomma, poi vedete che molti Toro hanno avuto una grande occasione, altri comunque, pure se l'hanno avuta, poi cambieranno e faranno altro. Vi parlavo di questa situazione a livello sentimentale, che non è difficile. Abbiamo una Venere ancora un po' perplessa, sarà buona ad ottobre. Mi fa pensare ad una revisione della coppia, per esempio per colpa del lavoro di uno dei due. Magari bisogna pensare ad un trasferimento, c'è da spendere soldi per una casa. È come se le condizioni dell'immediato futuro mettessero un pochino alla prova le coppie. Non bisogna per forza discutere, però cambia la vita, e da questo punto di vista inevitabilmente bisogna fare delle scelte nuove, che lì per lì forse spaventano. Il Toro è molto contento di fare delle cose nuove, si appassiona, però è un segno conservatore.
quindi poi pensa, ma farò bene, farò male, quindi in questi giorni avete bisogno di grande protezione. Andiamo al segno del leone, 4 stelle, molto importante questo cielo, soprattutto per quanto riguarda le vicende di carattere sentimentale, gli incontri, le emozioni. Poi leone, guardiamo un bel leone inquadrato in questo momento, bello, solare e soprattutto inarrestabile, ecco, creativo, fantasioso. Io chissà cosa penso, nel senso del leone, quando ha delle critiche, quando vive delle critiche, le supera perché pensa, non devo dare retta a queste persone. E poi nel tempo, quelli che vi hanno criticato si rendono conto che avevano torto. Andate avanti così, che andate avanti bene. Il segno della Vergine, 4 stelle, sempre più sportivo. Il professor Brocco gli sta dicendo una marea di complimenti, mai come in questo momento. Sarà anche Giove e Saturno favorevoli, sarà che ha buttato le giacche e adesso finalmente, diciamo così, è ancora più sportivo e splendente. Addirittura riceve persino delle dichiarazioni d'amore in pubblico. Ecco, questo è... No, sì, su Facebook. Mi ha spogliato Guardì. Ha fatto bene, io la voglio vedere in t-shirt, glielo dissi dall'anno scorso. Mi raccomando, perché questo è un periodo in cui anche cambiando look, sembra una stupidaggine, ma anche cambiando modo di esprimersi ed esporsi si può variare qualcosa di noi. 5 stelle per il segno del Cancro. Giove e Saturno sono in opposizione, quindi qualcosa potrebbe chiudersi a favore di qualcos'altro, siete in una fase di trasformazione, però se si chiude una porta si apre un portone. Vi raccomando, in amore, di essere un pochino più disponibili perché ci avviciniamo a un ottobre molto importante. Il segno dello Scorpione. Voi mettete sempre alla prova le persone che vi amano, ma in questi giorni dovrete essere più solidali con le persone che vi stanno vicine. Oggi questo novilunio vi aiuta e tra l'altro vi può dare anche dei contatti importanti, amicizie che vi chiamano, inviti interessanti. Chiudo in bellezza con il Capricorno. Di solito quando fate le cose dovete sempre farle due volte, lo sapete che per voi la vita è sempre una continua scalata, però non dovete arrendervi e dovete continuare a camminare, perché presto sarete sulla vetta e potrete osservare gli altri dall'alto e soprattutto avere ragione dei vostri buoni propositi. Buona fortuna a tutti, a domani. Grazie al nostro astrologo di fiducia.